Santa Maria, Mater Dei. In his Sunday Angelus prayer and address, Pope Francis condemned the violence and deadly protests taking place in the capital of Nicaragua. In the past week, at least 15 people have been killed and hundreds have been wounded. Mi unisco ai miei fratelli vescovi del Nicaragua nell'esprimere dolore per le gravi violenze con morti e feriti compiute da gruppi armati per reprimere proteste sociali. Prego per le vittime e per i loro familiari. La Chiesa è sempre per il dialogo, ma questo richiede l'impegno fattivo a rispettare la libertà e prima di tutto la vita. Prego perché cessi ogni violenza e si assicurino le condizioni per la ripresa al più presto del dialogo. He also spoke about the Feast of Corpus Christi, the body and blood of Christ, by focusing a part of his reflection on the Eucharist. Questo ogni celebrazione eucaristica, mentre costituisce un atto pubblico a Dio, rimanda alla vita e alle vicende concrete della nostra esistenza. Mentre ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo, siamo assimilati a Lui. Riceviamo in noi il suo amore, non per trattenerlo gelosamente, bensì per condividerlo con gli altri. As an example of sharing this love, he spoke about a sister from the south of Italy who was beatified in Naples over the weekend. Sister Maria Crocifissa of Divine Love, founder of the Sisters Apostles of the Sacred Heart. Figlia spirituale di Padre Pio, è stata una vera apostola nel campo scolastico e parrocchiale. Il suo esempio e la sua intercessione sostengano le sue figlie spirituali e tutti gli educatori. So before leaving, he asked the thousands of pilgrims present in St. Peter's Square to applaud her new beatification.